Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo placato il primo Pokémon Alpha e abbiamo anche avuto la benedizione di Weirdir. E abbiamo anche costruito una base sull'altura Gran Corno, proprio dove sembra che ci sia Weirdir. Mentre oggi dobbiamo affrettarci a raggiungere la sede del Team Galassia e parlare con il direttore Sorwan, a quanto pare. Attenzione però. Oh, che c'è? Finalmente ti sei accorta che adorare una versione fasulla del sommo sino è tempo sprecato? Attenzione. Ma cosa c'entra adesso il tempo, universale o meno? Il vero sommo sin è quello che adoriamo noi, il creatore dell'universo e dello spazio. È chiaro? Lo spazio! Bah, che ti serve dello spazio infinito? Non sapresti neanche che fartene. Ah, senti chi parla! Come se tu facessi buon uso del tuo tempo, invece! Tss, almeno sei arrivato in orario. Ti faccio i miei complimenti. Non male per una del Team Perla. Ero preoccupato che con tutto lo spazio che avete avresti finito per perderti. Ma che discorsi fai? Lo spazio è un dono che Sommo Sinnoh ha fatto a noi del Team Perla. È il pilastro fondamentale su cui si regge il mondo intero. Figuriamoci se mi sarei persa! Basta, basta. Discutere con te è una perdita di tempo vera e propria. Rischi di fare infuriare il sommo sinno. Forza, muoviamoci ad andare da Sorwan. Ma se sei stato tu a iniziare, che faccia tosta! Sì, ma è stato lui a finire anche, quindi. Ogni volta che quei due si vedono, partono subito le scintille. La ragazza che hai appena visto è Perula, la reggente del Team Perla. Per lei il concetto di spazio è di vitale importanza. Il ragazzo che non faceva altro che parlare del concetto di tempo, invece, è Damon, il reggente del Team Diamante. Attualmente il Team Diamante e il Team Perla si sforzano di non entrare in conflitto, ma il loro passato è costellato di dispute, a quanto si dice. Ma torniamo a noi. Il capo, il direttore Sorwan, ti ha mandato a chiamare. Non faresti meglio di avviarti verso il suo ufficio? Sì, ok. Andiamo. Ok, eccomi qua. Sono pronto, direttore, sto arrivando. Non si infuri, per favore, e non mi lanci dalla stanza come l'ultima volta. Sorwan, cosa hai intenzione di fare con Cleavor? Sarà anche il discendente di uno dei Pokémon a servizio del Sommo Sinnoh, ma non possiamo starcene a guardare mentre si scatena. Damon, come sempre vai dritto al sodo tu. Il tempo è una risorsa preziosa. Faremmo meglio a non sprecarlo. Cosa proponi dunque per placare la collera del re del Team Perla? È proprio perché è un re del Team Perla che nel Team Diamante non possiamo alzare un dito. Se ci impicciassimo scoppierebbe un'altra disputa come quelle dei nostri antenati. Ci sono stati dei feriti anche tra i membri del vostro team, no? Vuoi startene con le mani in mano? Stai forse insinuando che dovremmo pensarci noi del Team Perla? Noi a salire il re per cui non nutriamo che rispetto e deferenza? Insinuare io? Figurati, forse l'ho pensato, ma non l'ho di certo detto. E che differenza fa, gran testone, che non sei altro? E poi che possiamo farci noi? Non sappiamo nemmeno cosa ha causato la collera di Cleavor. Nemmeno io, ma la cosa mi preoccupa. Non è mai successo nulla di simile nemmeno nella storia del Team Diamante. Sei qui dunque. Questo è Link, il nuovo membro della squadra di ricerca. Ah, sei quello di cui parlava Risa. Ho sentito che Weirdir ti ha preso in simpatia. Quindi sei tu il tipo fenomenale arrivato qui attraverso uno squarcio spazio-temporale? Io sono Damon, il leader del Team Diamante, o il reggente se vogliamo essere precisi. Ma quel titolo non mi piace, sa di vecchio. Lo squarcio spazio-temporale? Chissà cosa c'è dall'altra parte. Che sia lo spazio in cui risiede il Sommo Sinnoh? Comunque, io sono Perula, la reggente del Team Perla. È vera la storia dello squarcio? Faccio un po' fatica a crederci in tutta onestà. Ho una proposta, perché non lasciamo che sia un nuovo membro a fare ricerche su Cleavor? Lui, il ragazzo che dice di essere caduto da uno squarcio nel cielo e di cui non sappiamo ancora se possiamo fidarci o meno? Vuoi che sia l'ultimo arrivato in questa terra a decidere come comportarci con il nostro re? Non che tu abbia molta esperienza in quanto reggente. Ma gli anni non contano per un reggente. Serve uno spirito indomito, capace di apprezzare la vastità della nostra regione senza timore alcuno.
E allora non vedo perché escludere adesso chi ha poca esperienza. Io ci sto, Sorwan. Proviamo a modo tuo. Sarà un'ottima occasione per vedere in azione il Team Galassia e le loro famose Pokéball. A me questa faccenda non piace affatto. Il Sommo Sinnoh ha creato queste terre affinché i Pokémon ci potessero vivere in libertà. Che diritto abbiamo di trattarli come nostra proprietà anziché come amici qui a fiancarci? Il Team Galassia non adopera le Pokéball per sottomettere i Pokémon. Il nostro scopo è la convivenza pacifica. Lasciate che ci occupiamo noi della questione e ve lo dimostreremo. Link, ho una missione per te. Kleavor sarà il tuo nuovo oggetto di studi. Va bene. Sono in tanti a non fidarsi di te per il semplice fatto che sei caduto giù dal cielo. Se vorrei guadagnarti la loro fiducia, dovrai dare il massimo. Attivo il marcatore. Concordo. Forza, il tempo passa. Kleavor è re delle foreste. Si dice discenda dall'antico Pokémon che ricevette dei poteri da Sommo Sinnoh. La sua forza è senza eguali. Ascoltami bene. Il Team Galassia si è stabilito in queste terre per ultimo. Siamo come stranieri. Dobbiamo evitare azioni che possano minare i rapporti con il Team Diamante e il Team Perla. Ora seguimi nel mio ufficio. Ti spiegherò i dettagli della tua nuova missione. Va bene, andiamo a parlare con Selina. Oh yeah. La collera del re delle foreste. Ahia, ragazzi, questa sarà tosta. Beh, bisogna pur farla. Attenzione, che succede qui? Ah, ma ci sono richieste sulla lavagna, certo. Eccomi qui. My dear Link, è sempre un grande piacere. Professor Laven, va dal dunque. Yes, yes, Link. Mi dicono che ti è stato affidato il compito di fare ricerche su Kleavor e sull'origine della sua collera. Vada bene, si tratta di un Pokémon notevolmente forte. I membri della squadra di vigilanza, vittime del suo attacco, hanno cercato di difendersi lanciando delle Pokéball, ma ogni tentativo di catturarla si è rivelato inutile. Ha dimostrato una furia del tutto singolare. Sarò franca con te. Si tratta di una missione estremamente pericolosa. Perciò devi essere ben convinto di volerti occupare. Sono convintissimo. E sia, ti spiegherò tutto, allora. I Pokémon regali sono Pokémon venerati dalle genti dei Team Perla e Diamante perché ritenuti messaggeri del Sommo Sinnoh. Nei luoghi da loro prediletti, i cosiddetti siti regali, vengono celebrate feste e depositate offerte in segno di gratitudine nei loro confronti. Per cui, scoprendo di quali materiali abbiamo bisogno per ringraziarci Kleavor con un'offerta, potremmo trovare un modo per uscirne vittoriosi. Link, dobbiamo parlarti. Ma cos'era quel saluto? Ascolta bene quello che sto per dirti. È possibile che dall'altra parte dello squarcio vi sia il mondo del Sommo Sinnoh. E il Sommo Sinnoh che veneriamo noi del TT Diamante è il padrone del tempo. Ciò vuol dire che forse, precipitando da quello squarcio spazio-temporale, hai attraversato anche il tempo. Pazzesco! Se così fosse avrei un favore da chiederti riguardo a Kleavor. Fai pure tutte le ricerche che vuoi, ma ormai che ci sei, potresti placarlo in qualche modo? Mr. Damon, proprio qui la volevo. Era di questo che stavamo parlando. Oh, tu devi essere quel grande scienziato di cui ho sentito parlare. Piacere di conoscerti. Magari un giorno di questi potresti insegnarmi un po' di cose. Ma dove eravamo rimasti? Ah, sì. Kleavor è il re delle foreste ed è un Pokémon venerato da tutto il Team Perla. Sono certo che vorrebbero sistemare la faccenda per conto loro e chiedere aiuto al Team Galassia non deve essere semplice. A dire il vero, anche noi il Team Diamante abbiamo un problema simile. Uno dei Pokémon che veneriamo ha perso il controllo. Si trova in montagne distanti da qui. Il Team Diamante e il Team Perla hanno un passato burrascoso, è vero. Ma abitiamo la stessa terra e dovremmo collaborare per risolvere i nostri problemi. Anche se, diciamoci la verità, non è che siano poi tante persone in grado di affrontare Pokémon così potenti. Non possiamo far altro che affidarci a te, altrimenti sai che risate. Kleavor si trova all'Arena del Colosso, oltre la foresta lontana. Il capitano che si occupa di lui è Rapan. È un tipo sveglio, anche se a volte può sembrare un po', come dire, soprappensiero. Adora Kleavor, quindi ti dirà tutto quello che c'è da sapere su di lui, che tu glielo chieda o meno.
Beh, allora contiamo su di te. Sono sicuro che riuscirò a risolvere la questione. Ci vediamo. Ottimo. Ha riferito ciò che aveva da dire e via. Di certo sa come ottimizzare i tempi. Ad ogni modo, dice bene Damon. Per effettuare ricerche su Cleavor è necessario raggiungere il luogo in cui dimora. Propongo di andare alla base sull'altura. Quella che è stata costruita di recente, ricordi? Si trova nelle vicinanze dell'Arena del Colosso. Ah, quasi dimenticavo. Faresti bene a passare per i pascoli e controllare di avere Pokémon giusti. Eh già. Andiamo allora. Prepariamoci. Ah, se avessi avuto spazio per quei materiali! Come si riempie in fretta il mio borsello? È mai capitato anche a te di pensare cose del genere? Allora prestami un momento d'attenzione e vedrai che non te ne pentirai. È tipo un venditore? Ciao. Lo sai che se impari l'arte di mettere da parte puoi ficcare più strumenti nel borsello? Vuoi che ti insegni? Certo. Bene, dammi 100 e ti dico tutto. Va bene. Ok, ho fatto semplicemente più spazio. Va bene. Oh, per 200. Ho capito l'andazzo, ora vuole 400. Va bene, guarda, ti do 400. Va bene. Ah, 300, ah, solo di 100 in 100, vai, ok, allora. Basta, basta per ora. Ora ho penso di avere abbastanza spazio. Sì, va bene, ora so tutto, so. Ti aspetto qui allora nel caso, eh? Bene. Andiamo ora, per davvero. Perfetto, ho completato la pagina di Starly per lei, che era una missione che ho attivato nel primo episodio, forse. Ampiezza della fronte. Ok, diversa tra i due Starly, tra maschio e femmina. Sì, ho uno Starly che ti do. Questo qui, dai. Ti piace, sì. Un vero e proprio tesoro. Vuoi accarezzarlo? Assolutamente no! Ma come? Ma no, signora! Potrebbe graffiarla, ma no, è un Pokémon tranquillo! Va bene. Dici Pokéball, buono. Ho trovato la signora che voleva vedere Geodude. Sì, te l'ho portato. Ah, ti do. Oddio, questo magari, dai. Sì. Vai, tappa il barattolo. È proprio quello che cercavo, non fa una crepa. Ok. Dude, amico. Caramella esperienza S. Oh. Mi sa che inizierò a dare qualche caramella perché i Pokémon ne hanno bisogno, quelli della mia squadra. Bene, direi che è ora di andare in missione. Mio caro, mi auguro che tu sia in eccellente salute. Ah, e telo. Allora, stai facendo buon uso della tecnica segreta del colpo alle spalle? Più o meno. In ogni caso, eccoti delle super pozioni. Non ho dubbi sul fatto che le imprese della squadra di ricerca mi porteranno nuovi profitti. Considera il mio dono una sorta di investimento a monte. Bene. 100 PS, wow. Detto ciò, tolgo il disturbo. Delle rovine inesplorate mi aspettano. Sì, in effetti qui servono i punti salute. Va bene, allora. Devo andare. Ah, perché abbiamo diverse basi ora, è vero. Quindi, nonostante sia la landa ossidiana, abbiamo una base sull'altura. Bene, ma abbiamo anche l'assistente qui. Allora, Laven. Continuare la ricerca. Ah, c'è l'S. Mamma mia. Però senza Weirdir come faccio ad andare in giro? Ci vorrà un sacco di tempo.
Vabbè, facciamo del nostro meglio allora. Abbiamo un po' di starli. Ma gli starli per il momento non mi interessano. Allora, vediamo un po'. Da qui ci facciamo un gran male. Non avrei voglia di lottare contro quel Geodude, a dire il vero. Bene. Andiamocene. Via, perfetto. Allora, vediamo un po' di qui cosa abbiamo. Ah, ma devo scendere proprio da là. Da qui mi faccio tanto male se scendo. YOLO? Ok, sì, ci sta, ci sta. Ci sta, stando attenti, ci sta. Oh, che bravo che sono. Raccogli questo per me, Buizel, grazie. Ok, se rotolo però non mi faccio male. Ah, qui c'è un Pokémon. Vai, Buizel, conto su di te. Perfetto. Già è tutto spaventato. Te lo... Oh, mamma mia. Ah, ok. Oh, devo stare attento anch'io però. Dov'è? Fa scappa? Lanciamo una Pokéball, vai. Sperando di prenderlo. Bene, preso. Che fortuna. Allora. Ah, un Revital Boccia. Aspetta, vai. Grande. È arrivato al bocciolo questo. Ma boccio. No. Vai. E ora? Preso, bene. Proseguiamo allora. Wow, che volo. Eh sì, rotolando però si fa più in fretta. Devo farlo. Allora, non so se però curare il mio Pokémon. Usa. 20 PS. Eh sì, qua le bacche, ragazzi, qua tutto diverso, meglio. Più in alto, eccolo. No, è scappato. Guarda, alla cieca, alla cieca. Mamma mia! Mamma mia! Ma che si racconta? Guardalo! Andre Link sniper a tutti e tutto! Niente, qui non si può salire. Mamma mia, ragazzi, sono un grande. Oh, troppo lontano. Eccolo. Bene, quello dormiva. Preso. Bene. Allora, vediamo un po'. Qui cos'altro c'è? Ah, c'è un po' di stradina qui. Cricketune, che prima non l'ho potuto prendere. Vediamo un po' se lo prendiamo. Sono pronto con un'altra cosa. Ok, preso. Bene. Quello è nuovo, quindi ci sta la grande... c'è un Abra là. Ci picchia. Senza farmi male, dove posso cadere senza farmi male? Chi è? Quello... No. Chi mi avrebbe visto? Scusa. Allora, vado qui un attimo, poi dopo torno sulla strada principale. Ok, qui si può scendere tranquillamente. Evita il boccio. Starevia! Ma è Alfa quello! Aspetta, aspetta, fermati! No, 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 no! No, 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 non ora, ragazzo, non ora, ragazzi! Voglio prendere quell'Abra. Ma c'era un Abra qui che è scomparso del tutto? Bene, da dietro, ottimo. Vediamo se lo prendiamo.
preso Abra, bene. Ottimo. Alla grande. Allora, sto cercando di capire come arrivare. Come arrivare là. Perché non c'è modo effettivamente. Dovrei. Come. Dove passo? Per di là. Non affogo. Ma prima ci sono cascato là e mi ha fatto affogare. Ah, si sono arrabbiati? Porca miseria. Vabbè, io scappo. E quello è Alfa. Ma insomma. Guarda, me ne vado, ti lascio stare. Ok, non mi ha visto. Bene. I Pokémon hanno una vista scarsa, a quanto pare. Ok. Ce l'ho fatta. Sono fuggito. Ragazzi, bisogna stare attenti a tutto qua. Oh, sei d'acqua? Non mangi? Allora. La bacca non me la sono ripresa. Ok. Proseguiamo. Nel borsello non c'è spazio per questo strumento. Ma l'ho ampliato lo spazio. Ho ancora due tasche dovrei avere qui. Due spazi. Ah, ok, ho capito come funziona lo spazio. Ok. Va bene, ora ho capito. Ah, fungo gommoso, ok. C'è Scyther! Bello. Ah, di là c'è la strada però, qui ho visto. C'è un focolare, quindi penso ci sia la strada, giusto? Sì, esatto. Guarda, più in alto, ok. Beh, preso. C'è Baneril lì. No, no, non vengo lì, tranquilli. Vabbè dai, però quello era preso. E quel Varmpol dice sei incuriosito, ma non sa. Ma che cavolo quello Psyduck. Beh, scappo, va. Andiamo avanti. È bellissimo perdere tempo cercando di catturare i Pokémon. Oh, qui c'è un'altra stradina. Ah, là c'è un altro Baneri. Posso provare a prenderlo. È di spalle, bene. Preso. Ottimo. Chi è che mi ha visto ora? Ah, Zubatto? Ma per favore. Wow! Ma sul set, senti un po'. Ma no, combatti Zu. Combatti Zubatto, ho detto. Mi vuole fare del male. Ma attacco. Oh, ma 14, eh. Ah, gli ho fatto male però. Bene, bravo Weasel. Ottimo. No, mi ha preso. Vabbè, non importa, non lancio la Pokéball.
Ah, ma ipnosi non l'ha fatto addormentare, è solo un po' sonnolente. È solo un po' di sonnolenza, voglio dire. Quindi funziona in modo diverso allora. Attenzione, possono evolversi? Ok, facciamolo evolvere. Facciamolo evolvere, dai. Bello. Facciamo evolvere anche Shinx. Bene. Le prime evoluzioni, che bello. Allora, voglio provare a catturare quel Baneri e poi terminare l'episodio. Perché davvero ho fatto un bel po', ho fatto. Vediamo un po'. Preso. Allora. Allora, qui ci sono dei combi che vorrei provare a prendere. Ah, ok. Beh, senti, allora combattiamo. Allora combattiamo, dai, combi. Io. Beh, prendiamo la Pokéball. Magari lo prendiamo. Preso. Bene, bene, bene. Più Pokémon nuovi prendo, meglio è. Va bene, direi che per oggi ho fatto anche abbastanza. Il video, insomma, non c'è il Pokémon Cleavor. Però, insomma, le prime evoluzioni, nuovi Pokémon catturati, non è male come... come episodio, dai, ci sta. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nel prossimo andremo a catturare Cleavor. Come sempre vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente nel prossimo video. Bye bye.